Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su The Legend of Zelda Skyward Sword. Stavo ridendo perché la scorsa volta pensavo di aver finito la parte, ok? Cioè diciamo che c'è stato un periodo di pausa tra una registrazione e l'altra. Mi stavo scordando che io c'ho lui dietro da riportarla. Aspetta. Se vi ricordate abbiamo il robo delle zucche noi da finire. La tizia che ci aveva chiesto le zucche. Cioè, ci aveva chiesto una persona per arare le zucche. Il volume è troppo alto. Io, tipo, adesso ho ripreso a registrare perché ho detto: ok, allora dovrei aver finito tutto. Quindi vado avanti con la storia, ok? Non è finito un cacchio. Noi ci abbiamo da portare lui. E poi, tra l'altro, ho visto che c'è un esedro lì. Uno scrigno da aprire che abbiamo trovato con l'esedro. Un bordello. Lasciamo perdere. Scendi. Veloce. È stato bellissimo. Anche perché tipo sono partito, ho detto. Questo chi è? Da dove esce? E infatti guarda, c'ho ancora la batteria scarica. Sempre scarica, sempre batteria. È stato bellissimo. Non so perché. Non so cosa mi abbia fatto ridere. Però vabbè, così. Cioè, questo vi fa capire quanto io abbia dei problemi mentali in un certo senso. Cioè, nel senso, non va bene. C'è qualcosa che non funziona, mi scordo così troppo velocemente. Ho portato il vecchio Mogma. Ti è? Ciappa? Salutami fai. Ma salutatela da solo. Meraviglioso, hai trovato quel qualcuno allora. Ma non è una persona. Ah, capisco. Allora la talpa arerà il campo per me? Devo occuparmi del campo tutto il giorno? Non stare mica dicendo sul serio? Mi hai portato fin qui solo per questo? Non prendermi in giro, dai. Cioè? Cosa volevi fare di più? Per me è questo, appena gli abbiamo detto. Oh, guarda, devi andare ad aiutare una ragazzina. Ragazzi, cosa? Dove? Ok, grazie tante, gentile signor uomo talpa. E non è quello dei Sims, uomo talpa, eh. Ma tu, cioè, vabbè, suppongo di poterci almeno provare. Che ne dici? Sembra un cane che sotterrà i bisogni. Guarda qui, sei straordinario. Oh, posso assicurarti che è stato uno scherzo. Ma cosa ha fatto? Ma cos'è che deve fare? Scavare questa terra è un gioco da ragazzi per un Mogma. Puoi farlo di nuovo, ti prego, ti prego, ti prego. E niente. E lei è lì così. Bene, bene. Un idiota, bravo. Grazie. Sono felice che tu mi abbia presentato questo imbecille, questa tua conoscenza. Mi hai aiutato molto, ho un bel po' di lavoro per lui, ti ringrazio davvero tanto. Lo sfrutterò finché non muore. Ok. Va bene, 5 gemme, sì. Siamo a 36. Non mi ricordo quante ce ne sono. Mi pare una settantina, forse anche di più. Forse anche più di 70. Posso andare? No? No, ma pensavo di poterci andare. Va bene, allora, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto la missione qui. Non ci rimane che prendere lo scrigno laggiù. E probabilmente vado avanti con la storia adesso. Oggi. Parara, dallo scrigno. Dammi lo scrigno. Ecco, qua sopra. Che posto è questo? No, 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 scendi, scendi. Scendi con calma, però. Che cacchio di posto è? Non mi rompere. Oh, aspetta, fermi. Fermi le api. Fermi le api. Sì. Sì. 3 decuapi. Dicono che riscaldando il veleno si possa ricavare la medicina. Bisogna però stare attenti agli sciami. Le ho prese tutte, infatti. Abbiamo finito gli insetti, raga. Abbiamo finito gli insetti, sì. Sì. Bellissimo. Ok. Finalmente. Cioè, l'ape che è tipo la prima che trovate in giro. No, l'abbiamo finita adesso. È classico. Ci sta. Lasciate perdere la tizia lì perché. Tanto trova solo da dire perché ho le batterie scariche. Lo so che sono scariche, vai tranquillo. Mi sa che cado. Mi sono preso un colpo. Piano. Piano. Allora, dovrebbe essere qua la scrigna, ma dove? Dove di preciso? Io sono venuto per quello.
Cioè, mica... Eh? Mica per perdere tempo. Dove sta? Cacchio di isola è poi? Dove c'è davvero? A caso. Lì mi butto. Ma che è sta roba? Un parco giochi? Cioè, il robo dei McDonald's praticamente. Quando andate al McDonald's che trovate i cosi? Questo. Mi verranno a dire che è sotto. Sarà sotto il coso. Tant'è qua. Cioè, per forza. No, non è neanche sotto. Ma la mappa... Me lo da qua. I don't understand. Fuck. Aspetta. L'ho visto, Link. Dai che l'abbiamo visto. L'hai visto anche te, Link. Lo so che l'hai visto, Link. L'hai sentito. L'hai percepito. È di fianco. A casissimo. C'è un'isola inutile. Il tutto per mettere uno scrigno di fianco. È lì. Guarda. What the fuck? Piano. Dai Link. E potessi attivare già il coso, magari. Sarebbe più bello. Oh, piano. Cioè, non ha senso sta roba, raga. Un'isola intera. Il tutto per mettere uno scrigno esterno. Va bene, l'isola intera cosa fa? Niente, è vuota. C'è niente l'isola. È inutile. Non serve. Però lo scrigno è lì. Esterno. Allora, cosa fare adesso? Faccio semplicemente un giro di notte. Perché di notte si trovano le astroschegge singole. No, scusa, le gemme di gratitudine singole. Sono uguali alle astroschegge, dai, comunque sono uguali, identiche. Singole però, perché sono quelle selvatiche, cioè non è che te le danno le quest. E se non sbaglio... Se non ricordo male, intanto devo trovare il modo per uscire. E non mi ricordo. Non mi pare si possa uscire di qua. Di sopra. Se non sbaglio, è Sparvio. Dovrebbe essere Sparvio che ha la casa. La casa da pulire. No, questa è la stanza del capo. Niente. Io ora, ragazzi, entrerò nelle case delle persone. Ah, questa è la casa del deposito. C'è la casa della tipa che sta al deposito. Col padre. Aspetta, che c'è il padre, me lo ricordo. Questo qua è quello che non vuole che tipo si cosi alla figlia. Non avvicinarti a mia figlia, non la guardare nemmeno. Vado da tua figlia. Che lei mi sa che ce l'ha con noi. Non importa quanto tu abbia voglia di vedermi, non posso accogliere chiunque in casa. Forse sono troppo giudiziosa. No, allora no, forse va fatto dopo. Credo. Tipo... Non lo so. Cioè, mi ricordo che tipo lui faceva partire una roba. Come per dire, o scegli lei. No, lei non deve essere scelta. Casa di Gianna. Gianna aveva una casa. Con delle scatole. Un bambino brutto a forma di cipolla. Perché c'è un bambino a forma di cipolla? Anche c'è una zuppa gustosissima. No, non vuole un cacchio. Però c'è un bambino a forma di cipolla. Ma che schifo. Rino il mercante di pozioni. Anche lui c'ha la casa. Ma dov'è la casa di Sparvio? Non me lo ricordo. Quello delle pulizie. Oh, ecco, questi i dialoghi io cerco. Sono i dialoghi che vi danno le subquest praticamente. Cosa ha fatto? Ah! Anche oggi mi sa che non chiuderò occhio. Perché? Apprezzo la tua premura. Come puoi vedere, di notte il bambino non fa altro che piangere. E uccidilo. Scusa, è più facile di quanto pensi. Come puoi vedere, di notte il bambino non fa altro che piangere. Perciò ultimamente non riesco a chiudere occhio. Di solito il bimbo dorme come un angioletto, ma senza quel coso non riesce a trovare pace. Un peluche? Ah, il sonaglino. Con quel giocattolino il bimbo smette subito di frignare. Ma l'altro ieri l'abbiamo perso. Un uccello l'ha rubato e l'ha volato via. Forse pensava fosse cibo.
Certo non può averlo mangiato, quindi deve essere da qualche parte nel villaggio. Però non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Solo qualcuno riuscisse a trovarlo. Eccomi. Ma lei dorme beatamente comunque. Tirami una spada. Uno scudo? No? Cioè, ma neanche proprio con le cannonate. E lui deve pensare al figlio. Moglie ingrata. Prossima volta lo uccido davvero. Tra l'altro lo accoltello io. C'è una spada. Pronta pronta per il parto. Solo tagliargli il cordone umbilicale, no? Ah, questa è quella dell'officina invece. Scusa, per far addormentare un bambino lo uccidi, che problema c'è? Oh, ciao. C'è anche sta roba, c'hai? Sabato è tornato utile. Sì, è una linguaccia terribile, è un robot del cuore d'oro. Promettimi di andare d'accordo. Non lo so. Questo non lo so. E questa chi è? Fai fuori di parlarci tu con lui. Povera Lusa, io. Pensavo che quello avrebbe smesso di giocare con le cianfrusaglie ora che il robot è riparato. E invece no. Chi nasce tondo, mica muore quadrato. Bello. Bella sta cosa, è vero? È vero? È tipo Ugui. Se tu pianti un pesco, nascerà un pesco. È uguale. C'aveva anche la faccia da Ugui. Bellissimo. Tra l'altro c'era anche uno scrigno da qualche parte. Aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo... Oh, fuck. Piano, piano, Link, non è che devi buttarti. Abbiamo raccolto un po' di gemme di gratitudine. Praticamente ogni tanto che trovate le gemme dovete portargliele, perché vi dà delle ricompense. Io spero che non mi dia delle rupie, perché sono pieno. Sei riuscito a raccogliere tantissime gemme di gratitudine. Questo è tutto ciò che ho. Ti prego, prendilo. Oh, buono! E invece è buono, grazie. Altre gemme per diventare umano. Sì, 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 ce l'ho. Ok, sì, adesso ne ho accumulate un tot e quindi me ne dà un po'. La vita è aumentata di un cuore. Buono anche questo. Ci mancano altri portacuori, però. Cosa mi dai? No, vabbè. Ma io ti sposo. Anche se non c'hai gli occhi. Cioè, non so se sono gli occhi. Mi sembra Spider-Man. Ah, no, ce li ha gli occhi. Oh mio Dio! Oddio! Oh, c'ha gli occhi! C'ha gli occhi! È magico anche far pulire gli scrigni. Ma c'ha gli occhi! Cacchio. Fermo, non aprire lo scrigno. Dentro c'è qualcosa di terribile. Cosa? Dentro lo scrigno c'è un oggetto terribile chiamato amuleto demoniaco. Se porti quell'amuleto con te non puoi tenere più rupie e puoi tenere più rupie anche più tesori. È solo che... Terribile, credimi. Chiunque porti l'amuleto non può aprire la borsa. Non potrai bere pozioni e usare lo scudo se hai bisogno. Ah, capito. Che peccato. Amuleto demoniaco. Fa apparire rupie e tesori più spesso. Ma non potrai più aprire la borsa a causa di una maledizione. Ops! Che peccato. È dovuto andare. Cosa vuoi? La vostra spada si è potenziata, ora potete usare l'elevatore per localizzare le gemme di gratitudine. Oh, buono. Queste volevo io, quelle singole. Thanks. Thanks. Perché non so quante ce ne sono qua in giro. Oltre nuvola. E non mi ricordo se ce ne sono anche fuori, oltre nuvola. Cioè, del tipo... Anche sulle isolotte varie. Non credo. Cioè, magari sulle isolotte varie ci sono solo portacuori o appunto gli scrigni con gemme varie. Non credo ci siano gemme di gratitudine. Io non spero. Allora, oh, vedi che abbiamo già un bel pienotto di gemme. Bene, andiamole a prendere.
Anche perché ce ne servono. Appunto, vi ho detto, non mi ricordo quante sono. Lucciole. Non mi ricordo quante sono. Ah, c'è il robo degli insetti anche, adesso che ci penso. Adesso che ci penso, no, aspetta. Qui. C'è il robo. Non mi ricordo se era Terry che voleva gli insetti. Perché il tizio te li compra e basta. Oh, eccone una. Tiè. Dice quante. Non te le prende però. Vedete che non ve le prende? Ok. Quindi c'è qualcos'altro. Cioè, nel senso che dovete arrivare al numero e poi fa in automatico. È pienotto, sì. E appunto non mi ricordo quante ce ne sono in giro, anche selvatiche così proprio. Non mi ricordo. Però il portarupi grosso è un toccasana. Ce n'è una. Dov'è? Qui dentro. Ma ti trovo anche le missioni? Case di Pardalo e Ralla. Trova anche le missioni? Cioè le subquest vi dice anche? Ah no. Ah no. Meglio. Ok, meglio. Che poi questo qua è, sì, è quello del robo ferito. Ok, molto meglio così però. Se no era un casino se vi dice anche le missioni. Ce ne sono sparse in giro. E impazziva il robo. Se sono sfusi meglio, così sappiamo che ci sono solo quelli sfusi. Poi le missioni le troviamo tanto. Salve. Un'altra sparsa. E no, mi sono ricordato anche che noi inizio gioco avevamo trovato uno scrigno che non abbiamo aperto. Però non mi ricordo se era dall'altra parte, tipo dalla dea, laggiù nei casini. Era quello? Ce n'è una di qua, dietro l'albero. E un'altra è andata. 40, tonde tonde. Volendo possiamo andare anche da Morsego. Perché ogni tot. Non mi ricordo se va ogni 10 o ogni 5. Se non ricordo male, ogni 5. No, ogni. Ogni 10? Ogni 10, perché ci ha dato il tesoro adesso. 3 tesori. 3 tesori per 30. Quindi sono 40. 4 per 40. Ah! Una sta pure là sopra. Cioè, proprio per fargli infami siete i numeri uno, eh? Bravi, bravi. Bravissimi, complimenti. Io spero che non ci siano in acqua. Perché se ci sono anche in acqua. È brutta come storia, eh? Guarda dove me l'ha messa là sopra. Oh, sto coso. Se non sbaglio, poi i pipistrelli si possono levare. Non mi ricordo come. Cioè, se non, ci dovrebbe essere tipo. Forse sembra da Morsego. È lui che ve li toglie. Cioè, vi toglie proprio i nemici notturni a oltrenuvola. Ed è una cosa molto bella. Se si potesse fare subito. Perché adesso che mi serve? Ma io là sopra ci sono già andato. O sbaglio? Mi pare di esserci già stato qua. Oh! Aspetta, aspetta, aspetta. Forse no. Forse non ci sono stato. Anche perché qua ci sono queste. Lì c'è uno scrigno da aprire. Bonjour. And thanks. Ormai che mi dia quella roba che mi serve, eh. De cacchio di piume, maledizione, che quei piccioni non entrano. Adesso devo fare il rastrello più grosso. Faccio il rastrello più grosso, poi vedi come prendo le pozioni. I piccioni 41. Forse ce ne mancano 4. Whee! Guarda, schifo. Fermi. Fermi, fermi. Ho capito. Ho capito. Guardalo. Ladro. Giù. No, aspetta, però questa è l'altra. È la scuola sbagliata. Fick. Cioè, pensavo di. E questa è la scuola d'armi, infatti, non c'entra niente.
Pensavo di essere. Di aver trovato la strada giusta, invece. No. Sai che un ingresso è per qualcos'altro. Vabbè, va bene comunque. Ok, ma dove sono? Dove sono finito io? Perché, cioè, pensavo di arrivarci dall'alto, no? No, no, aspetta, che dormire, che dormo nella stanza sbagliata. Ma dove sto? Dove ero finito? Ah! Nella stanza di Zelda. Ah, ok. Aspetta. Ma era aperto. Non ci credo, ma questa? Ma neanche proprio... Un cieco. Un cieco. Ce l'avevo davanti alla faccia. Allora, a sto punto io direi di fare un'ultima cosa. Ovvero, andiamo a prendere il sonaglio. Che, se non sbaglio, è detto... là. È esattamente lì. Vai, bello. Questo è un albero, Link. Io me la prendo con Link. Non è vero, colpa mia. Sono cieco! Dov'è la casa? Qual è la casa? La casa col sonaglio. Quella? Può essere? Ce ne sono altre? Non vedo un cacchio. Dai! 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 Sì! Sì! Cacchio, sì! Eccola! È questo! È qui! È qui! È qui! Fuori! Grazie! Oh! Santissimo! Grazie! Adesso riportiamoglielo. Non so dove abita il tizio. Non mi ricordo più. Lo troverò però. E lo ucciderò. Non è vero. Lo semplicemente trovo. Sì. Tieni. Tieni il tuo sonaglio del bimbo. Sì, l'hai trovato. Sì. Sì. Ecco, bello. Bimbo bello. Fai la nanna, sogni d'oro. Tiraglielo in testa. Meno. Che sollievo, il bambino si tranquillizza. Adesso è sicuro che riprenderà il sonno. Eppure mi farò una bella nottata di riposo finalmente. Grazie tante, non dimenticherò quello che hai fatto per me. Sì. Dead vai. Basta. Basta. Ne ho preso anche troppe di gemme oggi. Ok. Quello che volevo l'abbiamo preso, ovvero il portarupi un po' più grosso. Ah, l'oggetto era... Ok. Quello che ci mancava lì, il sonaglio. Va bene. Di gemme ne abbiamo prese anche troppe. Io sono un'ora che sono qua a fare roba a caso. La prossima volta, promesso, andiamo avanti. Perché sennò ci perdiamo sempre. Andiamo a fare sempre questo. Non ce n'è bisogno, tranquilli. Ancora di storia ce n'è da fare. Quindi il tempo per le subquest c'è. Non ce ne mancano neanche molte. Siamo più di metà sicuramente. In ogni caso, io termino qua l'episodio. Noi ci vediamo alla prossima parte. Sempre su The Legend of Zelda Skyward Sword. Qui da là nulfa tutto. Ciao a tutti.